Salve, benvenuti o bentornati. Io sono Salvo e oggi Zemi Smart. Andiamo a parlare di Zemi Smart e di questo prodotto. Questo prodotto è fantastico, ragazzi, e molti di voi piacerà. Ok ragazzi, a questo punto ora andiamo a vedere cosa c'è dentro questa scatola, andiamo a vedere che cosa fa, che cosa ci fa funzionare e andiamo ad aprire e andiamo a installarla. Ok ragazzi, lasciate un like verso sopra in fiducia, iscrivetevi qua sotto al mio canale Telegram Discussioni, attivate tutte le campanelle, io sono anche su Instagram e su Facebook, potete scrivere, lo potete fare pure. Ho anche un canale YouTube 2, se volete anche iscrivervi fate un favore, trovate anche il link qua sotto nella mia prima pagina. E ragazzi, e ora sigla. Allora ragazzi, andiamo a scoprire cosa c'è dentro questa scatola. Intanto leggiamo Zemi Smart, Smart Push Switch, Zemi Smart, Smart Marker Good Life. Qua ci abbiamo Remote Control, Voice Control e Manual Control. Poi abbiamo Zigbee, colore bianco, con neutro, quindi fase e neutro. Non ci dice qua perché teoricamente questo qui dovrebbe essere per una tapparella, ragazzi, potete utilizzare anche per una tenda da sole o qualche altra cosa se volete. Allora, Case 66 USC, praticamente è per pozzetto 503, loro lo chiamano americano US, molto probabilmente avranno le stesse scatole del muro che abbiamo noi. Ok, andiamo ora ad aprire e vediamo che cosa c'è. Allora, all'interno ci dice che Smart Zigbee Curtana, infatti loro ci dicono anche per la tenda, switch, manual luce, quindi si può usare sia per la tenda, sia per una tapparella e sia anche per delle tende da sole, quelle là con il motore e i bracci amovibili. Questo è tutto lo schema. Allora, vediamo, abbiamo la possibilità di poter mettere il neutro, la fase 1 e la fase 2 in uscita. Poi ci abbiamo i tasti dove ci abbiamo l'apertura e la chiusura e l'app ovviamente è Smart Life, ma avete bisogno di un hub Zigbee, oppure se avete qualche altro hub Zigbee teoricamente dovrebbe funzionare. Andiamo ancora a scoprire che c'è dentro. Qua c'è il nostro tasto, praticamente questo è il tasto di apertura, stop e chiusura, semplice, bianco, e poi abbiamo anche il morsetto di terra, ragazzi, qua non l'avevo visto, c'è anche il morsetto di terra, fase neutro in ingresso, e poi ci abbiamo L1 L2 che sono alza e abbassa, e poi c'è anche lo stop se vogliamo stoppare. Zigbee Curtana switch, vabbè, la stessa cosa, voltaggio da AC 110 a 240, 50 60 Hz, 240 volts ragazzi, 16 ampere, massimo carico 200 watt a tasto, wireless Zigbee 2,4. Poi ci abbiamo ROS, c'è tutte le altre cose. Attenzione, c'è corrente, ci dice, ed è fatto così. Ora poi lo vediamo. Dentro abbiamo solamente delle viti, ci sono delle viti a punta, queste qui così, e delle viti piatte, dipende dal vostro supporto, ma penso che quelle là piatte per i supporti italiani vanno più che bene. Allora, facciamo una cosa, mettiamo questo un attimo di lato, e volevo un attimo aprirlo, perché per aprirlo si apre da questa parte, praticamente c'è qua la tacca e sgancia in automatico questi due ganci, quindi facciamo forza e si apre, e poi lo apriamo a mano in qualche maniera. Ok, si è aperto. Ah, ok, la placca è solamente questa, praticamente questa qua va inserita sul 503 e poi questo qui va direttamente con il piolino verso da questa parte inserito. Allora, se dovete metterlo da questa parte, il piolino sarà verso sinistra, quindi lo collegate nel vostro 503, spingete
ed è pronto, semplice. Questi sono i tastini, vedete se sentite il rumore. Sono degli switch, ok. E niente ragazzi, non c'è altro, placca bianca. Ora lo andiamo a montare e vediamo anche la funzione. Per montarlo prima ovviamente dobbiamo installarlo, per installarlo ci dobbiamo procurare, come io già ho fatto, un hub Zigbee, sempre della Zemi Smart. Io ce l'ho perché mi è stato fornito dalla Zemi Smart e andiamolo a provare. Ok, allora per provarlo ragazzi dobbiamo andare a prendere un cavetto di prova da banco. Non c'è la messa a terra ragazzi, ma questa è una prova da banco, quindi voi se avete la messa a terra mettetela tranquillamente. Io qua non ce l'ho, non me la trovo, quindi non gliela metto. Quindi apriamo la fase e andiamo a mettere il morsetto di fase e il filo marroncino, in questo caso da me è marroncino, e lo colleghiamo qui. La stessa cosa per il neutro N, e andiamo a collegare il filo N. Ok, e qua intanto da questa parte andremo a fare noi il nostro pairing sul nostro dispositivo. Quindi io ho la spina contrassegnata con fase e vado a inserire la fase direttamente sul nostro dispositivo. Allora, si vedono delle luci, non si vede niente. Queste che si vede, vediamo. Si sentono gli switch ma non vedo nessun tipo di LED. Comunque andiamo a vedere, questa schiacciando un tasto. No, va bene, andiamo a prendere il nostro smartphone e andiamo a vedere come si fa a installare. Aprite direttamente la vostra app Smart Life, andate sul vostro hub che avete già preinstallato e gli dite di fare una scansione per vedere se c'è il nostro tasto USB, il nostro tasto, scusatemi, Zigbee. Quindi lui starà facendo il pairing e ora non so, vado a vedere un attimino. Dice che già l'ha trovato, però non me lo fa vedere. Cioè Alexa già l'ha trovato. Ok, in pratica già l'ha trovato e c'è scritto qua Cortana Switch. Ok, andiamo a vedere, apriamo l'app e ci fa vedere lo stesso disegno del nostro dispositivo e ovviamente funziona perfettamente qua. Allora andiamo a vedere un attimino le applicazioni. Ok, una volta che abbiamo fatto la nostra acquisizione con la Zigbee, questo qui ce l'abbiamo sia qua su Zigbee, sul nostro Zigbee ci dice Cortana Switch, possiamo anche cambiare, e troviamo anche il tastone qua. Ok, abbiamo questo tastone qua grande con la percentuale di apertura della tenda o di quello che sia. Poi abbiamo un off, un schedule, setting e on. Andiamo a vedere sul pennino che cosa ci dà. Ci dà Cortana Switch, si può cambiare info del dispositivo, scenari istantanei automatici, possiamo fare degli scenari, condivisione, crea un gruppo, domande frequenti, aggiungi alla schermata home oppure fai un aggiornamento. Noi mettiamo con aggiornamento automatico, così se ci sono aggiornamenti se li va a fare in automatico. Ok, andiamo ora a vedere all off. Praticamente qua sotto nei tastoni, qua sotto proprio in fondo, c'è scritto all off, praticamente spegne tutto. Poi ci abbiamo dei tempi, quindi possiamo mettere anche dei tempi quando deve accendersi e spegnere. Abbiamo il setting e all on, praticamente dovrebbe essere tutto acceso. Andiamo a entrare su setting e vediamo che cosa c'è. Su setting troviamo indicatore di stato, on off, status, switch position. Molto probabilmente saranno questi puntini qua che ci fa vedere. Aspettiamo, spegniamo un po' di luce, vediamo se si vede un attimino solo, scusate perché qua c'ho. Ok, vediamo che succede su indicatori, switch position on, vediamo se io schiaccio questo. Allora si vedono leggermente, sono blu. Ora io non riesco a farvelo vedere,
non so se la telecamera ci riesce, però si intravede i tastini. Ragazzi, sono blu, si vedono a malapena, ma si vedono. Ritorno con la luce. Ok, quindi così abbiamo messo on off status, quindi quando sono o accesi o spenti. Poi cosa abbiamo ancora? Abbiamo motor strength switch, vediamo che cosa significa. Ah, possiamo fare con i tasti reverse, se volete fare al contrario, apri e chiudi, lo potete fare con i tasti reverse, ma noi non ci interessa, lo lasciamo così. Quindi ora noi mettiamo tutto al 100% e vado a montare, non monterò una tenda, ma monterò direttamente delle lampadine con l'apertura e la chiusura e vediamo anche il funzionamento. Quindi vado a montare tutto e vediamo cosa riusciamo a vedere. Ok, a dopo. Allora ragazzi, io ho montato tutto, ho messo un nodo di neutro qua, non so se si riesce a vedere, questo qui è il nodo di neutro dove sono collegate le due lampadine a neutro, la fase del neutro e lui stesso a neutro. Allora, io già ho installato tutte cose, quindi ho posizionato una lampadina per chiusura, perché non ho il motore, e una lampadina per open, per apertura, e poi ho scritto qui open motore stop, quindi questo qua è lo stop, questo è closed, chiuso e questo è aperto. Ok, lo possiamo fare funzionare sia dal nostro smartphone, quindi dove vedete il nostro smartphone ci abbiamo Cortana 1, io ho scritto tapparella bagno perché così mi viene anche più facile, e abbiamo il 100%, quindi 100% significa che in questo momento la tapparella, in questo caso virtualmente, è tutta aperta. Se noi la vogliamo fare chiudere, la possiamo chiudere direttamente da qua, quindi sul simboletto chiudi. Ovviamente possiamo anche invertire i tasti se non volete, non so il motivo perché si dovrebbero invertire i tasti, ma c'è anche l'opzione per invertire i tasti. Quindi ora io, se stacco per esempio e metto stop, andiamo a vedere che io ho messo al 50% la tapparella, perfettamente al 50%. Se continuo a chiudere, voi vedete che appena arriva allo 0% stacca direttamente il motore, quindi potrebbe essere anche una cosa buona per chi ha i motori dove si sono rotti fine corsa e questo motore resta sempre attivo. In questo caso, quando arriva allo 0% si va a staccare in automatico. Abbiamo infatti Cortana 1 messo a 0%, infatti c'è scritto 0%. Se io voglio portarlo la chiusura del 50% lo posso fare. Ovviamente funziona anche con i nostri dispositivi vocali, e io c'ho, in questo caso c'ho la nostra amica Alex, che la chiamo in un'altra maniera per non avere problemi con i vostri dispositivi, e lo chiamo in questa maniera. Computer, tapparella, bagno 50%. Ok, lui ora va ad aprirsi al 50%, già mi ha posizionato la stanghetta al 50%, quando arriva al 50% lui stacca in automatico. Aspettiamo, purtroppo ci vuole qualche secondo per farlo arrivare. Ok, è arrivato al 50%. Ovviamente io lo voglio portare al 30%, gli vado a dire computer, tapparella, bagno 30%. Nessun inganno, c'ho qua le mani. Già lui ha portato la stanghetta al 30% e mi va a portare la stanghetta, cioè mi ferma al 30%, quindi io avrò la tapparella al 30%. Questa è una cosa fantastica secondo me. Ovviamente possiamo anche far funzionare dal nostro dispositivo, dal telefonino, posso attivare, spegnere, accendere e fare quello che vogliamo noi e farlo arrivare dove vogliamo. Vogliamo farlo manuale, lo voglio dire io a che punto portarlo, voglio portare a 67%. Ora lui resterà acceso fino a quando state mettendo che questo qua va ad aprire la tapparella, quindi open va ad aprire la tapparella, e andiamo a vedere tra qualche secondo. La tapparella ci vuole un po' di tempo per salire e si va a fermare al 67%, ma voglio aprirla tutta, quindi gli vado a dire computer, computer, tapparella, bagno 100%. Ok. A questo punto lui andrà ad aprire la nostra tapparella al 100% e lui si fermerà. Aspettiamo qualche secondo.
Ok, è arrivato al 100%. Se voglio dirgli allo 0%, porterà anche allo 100%. Questo possiamo fare anche delle scene sempre con la nostra signora qui, e gli possiamo fare che quando torniamo a casa gli diciamo sono tornato, e lui va a mettere la tapparella, la alza tutta, la alza al 50%, potete fare quello che volete. Ovviamente le scene è possibile farlo. Ok, niente, questa è per quanto riguarda il tastone Zigbee della Zemi Smart. Ovviamente è possibile anche inserirla nel vostro Home Assistant. Io lo andrò a inserire nel nostro Home Assistant. Non ho ora il motore per farvi vedere come farlo funzionare, ma vi garantisco che la funzionalità è questa. Quindi abbiamo apertura e chiusura, andiamo a vedere di nuovo. Portiamo facciamo finta che la tapparella portiamo al 49% e vediamo se si ferma. Computer, tapparella bagno 49%. Le mie mani sono qua, mi porta già la stanghetta al 49%. Tra qualche istante si spegnerà perché la tapparella si è portata al 49%. Ok, e questo è per quanto riguarda la nostra app. Andiamo a vedere se c'è qualche altra cosa da vedere. Niente, ok, c'è tutto a posto. Infatti potete farla funzionare sia per Alexa che col Google Home, quindi potete chiedere anche Google Home. Non so se vi è piaciuto il fatto della nostra amica che l'ho chiamato computer. Se volete vi faccio vedere anche come parla. Computer, chi sono io? Sto parlando con Salvatore. Questo è l'account di Salvatore. Ecco, ho messo anche la voce maschile perché mi piaceva di più. Va bene, questo è per quanto riguarda il nostro pulsantone. Ok ragazzi, io ringrazio Zemi Smart che ci ha mandato questo pulsantone che mi piace, anche molto estetico. Vi ricordo che i LED si vedono, purtroppo qua c'è troppa luce e si vedono un pochettino bassi, ma si vedono. Ripeto, ringrazio a Zemi Smart, ringrazio anche voi se siete qua a vedere questo video finora. Spero di essere utile a qualcuno. Se avete qualche domanda lasciatelo qua sotto, più presto vi risponderò. Ragazzi, siete tantissimi. Se non rispondo a qualcuno, ragazzi, è perché non ci sono arrivato. E se vi è piaciuto, lasciate un like verso sopra, iscrivetevi qua sotto al mio canale, condividete con tutti, che potrebbe essere anche una cosa buona per il mio canale. Sono anche su Instagram e su Facebook, ho due canali Telegram, uno discussioni e uno delle offerte, che potrebbe esserci anche un'offerta di questo genere. In tutti i casi i link sono qua sotto in descrizione. Qua sotto ci sono degli abbonamenti, se volete fare l'abbonamento, ma vedo che non vi interessano gli abbonamenti, quindi grazie lo stesso. Se vi volete lasciare una donazione, la potete lasciare qua sotto dove c'è scritto il tasto grazie. Vi ringrazio già da ora. Ragazzi, che dirvi? A un prossimo video. Ciao, grazie.